Buongiorno ragazzi, sto lasciando Ferrara, è il mio 18° giorno di viaggio in bicicletta, il 5° per quanto riguarda la risalita del rientro verso casa dopo aver fatto la Francigena. È bello fresco, oggi le previsioni dicono che ci sarà un piccolo temporale a mezzogiorno o giù di lì. Sto andando alla ricerca della ciclovia del Po in direzione Mantova e niente, si comincia a pedalare col fresco anche se c'è già il sole bello alto. Beh, per trovarla l'ho trovata, la ciclovia destra del Po. Ora non resta che percorrerla. E di là. Si pedala ragazzi, dai. Oggi sono 110 km. Mal contati, se non li ho contati davvero male come ieri. Bomba! La cosa super delle ciclovie come quella del Po, questa qua, è che si percorrono chilometri e chilometri isolati dal rumore, dalle auto e dalle città e dalla confusione, ma può tramutarsi anche in uno svantaggio, perché se dovesse arrivare quella cosa lì, e forse arriverà, il fatto di essere isolati e totalmente allo scoperto non aiuta e quindi te la prendi tutta senza possibilità di ripararti. Speriamo che il vento la porti in là e che mi lasci pedalare ancora per un po'. In teoria doveva dava temporali dopo le 10, adesso sono le 8:15, quindi per ora me la cavo, vediamo, speriamo. A dopo, ciao. Ragazzi miei, non so se fermarmi a fare una sostina qua perché dicono che sia un paese davvero ospitale. Vado che è meglio. E guardate all'orizzonte, nulla di buono si prevede per questa giornata, nulla di buono. Che fate io e la tua età, anche più, 250 andavo a Milano, tornai indietro. Porca miseria. Anche io non voglio morire. 200 mai fatti. Pioggia alla fine non si è fatta attendere troppo, mi ha colto sull'argine, per fortuna ho trovato questo baracchino dove mi sono riparato, adesso sembra che stia un po' smettendo, ma aspetto un attimino, mi faccio una pausa, ho fatto già 47 km, anche perché io devo andare in quella direzione e non è ancora per nulla bello, ma adesso mi mangio un po' di frutta secca e niente, speriamo che spiova e che si rimetta un po' in sesto, così posso ripartire tranquillo senza zupparmi. A dopo raga. Ragazzi miei, qui la situazione peggiora, le previsioni dicono che tra un'ora dà anche grandine e 20 mm d'acqua, un disastro. Il disastro qua penso sia anche già passato nei giorni scorsi, quindi
Nulla di buono all'orizzonte. Meno male che ho sto capannino, me ne sto fermo e dovrò pedalare di più per raggiungere poi Mantova. Mi mancano ancora 70 km, sono parecchi. Però di certo non mi muovo con sto tempo qua per adesso. Con rischio appunto grandine sull'argine, che dove non ci sono altri ripari. Quindi sto fermo, vi aggiornerò se sopravvivo. Ragazzi, gocciolicchia ancora un po', di là è tutto nero, ma dove devo andare io di là sta schiarendo, quindi mi sa che mi metto in marcia. Spero di fare la scelta giusta. Dai dai, delle goccioline così sono ancora accettabili, il diluvio di prima no. Certo che la temperatura anche si abbassa di brutto, eh. Se viene fuori il sole qua butta fuori tanta di quell'umidità che si respirerà acqua. Pedaliamo e stiamo zitti che abbiamo 70 km da fare, ragazzi. Pedala, Giappino, pedala! E niente, ve lo dico dopo perché sto pezzo di asfalto fa veramente cagare. Ho appena attraversato quel ponte che vedete lì alle mie spalle per tornare sulla ciclovia del lato destro del Po. Perché innanzitutto la traccia me l'ero fatta di qua con Komoot e quindi preferisco seguire questa senza doverne o fare un'altra e perdere del tempo o perdermi di là, anche perché mi sembra che sul lato sinistro ci siano dei punti che bisogna un po' allargarsi rispetto al fiume che è lì sotto e niente, quindi sono tornato su questo lato, mi mancano circa 60 km. E si pedala, ho perso un po' di tempo lì per la pioggia, ma almeno mi sono riuscito a riparare. Ho tolto anche il keyway adesso che ormai non piove più. Di là in fondo sembra tutto sereno e se non sarà sereno si rasserenerà. Ciao! E anche questo non credo sia un buon segno. Sono solo 400 metri, provo ad andare avanti, magari è interrotta solo per le auto. E invece si passa? Che ne dite? Ci provo? Se no c'è una discesa qua che va giù al paese. Boh, provo a fare sti 400 metri, poi vediamo. A dopo. Eh no, niente da fare ragazzi. Si deve andare giù dall'argine. No! Oggi va così, un po' incasinata come giornata. Ecco, adesso qua è tutto invece infangato. C'è sta deviazione per tagliare un po' di chilometri e invece sono pozze e pozze d'acqua. Vediamo se non mi impantano. Andiamo. Faccio vedere com'è, guardate. Su questa ciclabile devi essere proprio un nano, eh? Io sono 1,69 quindi sono già bello bassino, ma a passare di qua ci sbatti proprio la capoccia, eh? Neanche la bici ci passa. Dai, comunque scherzo, di lì c'è il passaggio ovviamente dove si riesce a passare senza dover fare il limbo. Forse con la graziella di Omar magari si riesce a passare sotto facendo il limbo, ma adesso dopo sta gag torno da lì e vado a fare la strada giusta. Prima il vento contro l'ho apprezzato, ma solo perché mi stava spostando le nuvole alle spalle e ha fatto andare via la tempesta abbastanza velocemente, come avete visto. Un'ora e mezza si è sbrogliato tutto, ma adesso che le nuvole le ha portate via quasi tutte, si pedala bene, ci sono 20 gradi, potrebbe anche smetterla, basta vento. Guardate le cime degli alberi come sono piegate. Non vedo l'ora di trovare una fontanella, non perché stia finendo l'acqua, anzi non sto riuscendo a bere perché l'ho caricata in una fontanella poco fa e l'acqua fa bene.
schifo, non riesco a berla proprio. Solo che ho bisogno. Oscena. Spero di trovarla, ma qua sull'argine ce ne sono davvero poche. Quindi magari mi infilo in un paese e vado a cercare dell'acqua buona. Questo qui è il risultato del lavoro delle talpe da asfalto. Non le conoscete? Cercate su Wikipedia. Sì, il vento, oltre ad essere fastidioso e come vedete sempre contrario, sta anche riportando dei nuvoloni non troppo belli. Ma ora io devo arrivare tipo, non so se si vede, quel ponte là in fondo, attraversare quel ponte, andare sull'altro argine e da lì inizio ad andare in diagonale verso Mantova. Al B&B mi mancano tipo 26 km, ma vorrei fermarmi, c'è un paese giù dopo quel ponte, e mangiarmi almeno un toast, perché oggi ho fame, ho mangiato solo della frutta secca e poi ho pedalato, quindi da quando sono ripartito ho fatto un'altra cinquantina di chilometri. Sì, sono a 96 adesso pedalati. E boh! Figo, anche la seconda scrosciata d'acqua sono riuscito a evitarmela per un pelo. Appena cominciato e mi stavo appena bagnando, ho raggiunto il paese e sono riuscito a infilarmi dentro il bar, mi sono mangiato un toast. Adesso ha smesso e sono ripartito, ma mancano solo tipo 16 km. Anche se avrei voluto fermarmi a fare un giretto a Mantova. E vabbè, Mantova l'ho già vista un paio di volte, quindi anche se non mi fermo, visto che comunque è già tardi, sono un po' cotto per come è andata la giornata, ma tutto sommato è andata bene, dai, è andata bene. Nonostante la tempesta che avete visto, il vento contro, i 122 km, sono riuscito ad arrivare comunque all'ostello. Si chiama Cascina La Goliarda. Se venite in zona Curtatone, veniteci, perché loro sono molto gentili, l'ostello è carino. Io ho già creato il mio disagio facendo esplodere le mie borse, perché sono quasi pronto per andare a farmi una doccia, che me la merito. E poi devo decidere solo dove andare a mangiare, perché è vicino, dove non dovrei neanche prendere la bici, c'è solo il centro commerciale, quindi robe da McDonald's, Roadhouse e robe così, o il sushi. Altrimenti c'è l'osteria tipica, ma è a Grazie di Curtatone, che è 3 km da qua, tutta di ciclabile, ma valuto, ma è più facile che vada in trattoria, per come sono fatto io, dai. Ora vado a lavarmi.